Spieghiamo perché nasce questo progetto. Innanzitutto il momento particolare che tutti quanti noi stiamo toccando con mano da alcuni mesi, che ci impone delle regole per le quali dobbiamo necessariamente sottostare. È un modo di vivere differente da come ci eravamo abituati fino a qualche mese fa. Anche l'amministrazione comunale è molto sensibile a questo tipo di tematiche e il progetto appunto Cagliari Sicura va in questa direzione e oggi lo presentiamo in sala consiliare. In collaborazione con Progetto Sprint, che ringrazio per questo interessante programma, devo dire che ci abbiamo messo poco a convincerci reciprocamente della bontà dell'attività nostra come amministrazione e loro come attività che svolgono. Devo dire che sarà illustrato, non da me, ma sarà illustrato poi nei minimi particolari, io darò una traccia del progetto. Ovviamente si parla di sicurezza, lo dice il titolo, Cagliari Sicura. Relativamente all'assessorato di mia competenza, dobbiamo dire che sicurezza nelle attività produttive e turistiche. Scindiamo il progetto in due parti semplicemente e abbiamo un primo progetto Sprint, che è il progetto a livello europeo in materia di prevenzione e sicurezza nel contrasto alla pandemia da Covid-19, che adotta protocolli di sicurezza e prevenzione dei certificati. Questi strumenti si segnalano i servizi, tra gli strumenti si segnalano i servizi all'unità mobile OSA Mobile Lab, che è un camper che è adeguatamente equipaggiato, consentirà l'effettuazione di test sierologici rapidi con referto immediato di qualche minuto. E a partire da stasera alle 15 e per l'intera giornata di sabato, domani dalle 9:30 alle 13, l'unità mobile stazionerà nel piazzale del mercato di San Benedetto a Cagliari e sarà a disposizione degli operatori del mercato civico e degli utenti che, su base volontaria, ci tengo a precisarlo, saranno sottoposti al test sierologico. La seconda parte riguarda Access. Access è un'applicazione che permette di gestire in automatico le complesse procedure che sono previste dalla normativa per la riapertura delle attività economiche e produttive. Diciamo sulla scorta di quello che noi abbiamo visto in questi mesi, delle linee emanate dalle conferenze Stato e Regioni sono succedute in questi mesi. Viene rivolta a chi? Viene rivolta agli esercizi commerciali, alle strutture ricettive presenti in città. Devo come sempre ringraziare le associazioni di categoria che ancora una volta hanno dimostrato una grandissima collaborazione e partecipazione attiva in tutti i sensi a tutti i progetti presentati da questo assessorato. Sarà un caso, ma ad oggi è un anno esatto dal mio insediamento e quindi io ringrazio sia Giuseppe Scura che anche Maurizio Battelli che come sempre hanno sempre dato la massima disponibilità e se molte cose le abbiamo realizzate grazie anche ai loro preziosi suggerimenti. Io non ho...